tutti ragazzi e benvenuti nella mia carriera. So che fa strano sentirmi iniziare un video così dicendo questo, ma voglio dare il via ad una nuova categoria, ad una nuova tipologia di video che ovviamente accosterò ai miei classici delle presentazioni mod e mappe. Come ben avete visto nello scorso video ho fatto un piccolo sondaggio di vi ho chiesto se avreste avuto piacere di vedere una mia piccola serie, una tipologia di video in cui sono io a giocare nella mia carriera, nei miei momenti, diciamo così, di relax, e ho visto un feedback molto molto positivo, quindi ho deciso di iniziare questa nuova categoria e spero vivamente la apprezziate tanto. Non sarà, ragazzi, una vera e propria serie, una vera e propria carriera serrata, non saranno 650 episodi, qui partiremo dal centesimo e guadagneremo 10 euro ogni volta, ma sarà una carriera, scusate, una carriera, una tipologia di video molto tranquilla, appunto verrà fatta in una mia carriera già avviata. Qui ho iniziato ovviamente nella mappa di default, poi eventualmente ci sposteremo in altre mappe dove useremo altre tipologie di mezzi, magari o più piccoli o più grandi, faremo altri lavori, tipo potremo fare una mappa dove mi dedico al trinciato o agli allevamenti in cui utilizzo trattori da 150, massimo 200 cavalli, altre in cui utilizzo potenze più alte. Insomma, sarà una cosa molto molto versatile, sarà semplice, sarà scialla, non starò qui a fare conti al centesimo, ma comunque sarà una tipologia di video dove vi mostrerò come gioco io, come interpreto le cose, come ragiono, che scelte faccio, come faccio i lavori. Cercherò di essere il più possibile fedele alla realtà e renderò partecipi anche voi. Vi chiederò, vorrò sapere un po' se predilite vedere, se preferite vedere certi tipi di lavori rispetto ad altri. Insomma, sarà una cosa abbastanza elastica. Poi ho voluto farlo perché comunque, beh, diciamo che potrei continuarsi i discorsi mentre guido i mezzi, eccetera, altrimenti resto qui mezz'ora fermo a parlare. Qui sono appunto nella mappa di default, nella mia azienda, è la mappa che ho usato un po' per i test, ho conservato un po' di mezzi. Vi mostro subito il mio parco macchine, che è composto da un Case 7230, da un Fendt 936, da un John Deere 6230R, dalla bestiaccia S790 della John Deere. Qui fuori appunto ho già le barre pronte. Poi questi mezzi sono già qui perché, oltre ad fare i miei appezzamenti, faremo missioni, quindi andremo a fare lavori conto terzi con le nostre con le mie attrezzature, e sì, serviranno anche a questo. Poi ho la barra trapper, qui ho il rimorchio per i big trasporti, qui ho la player camera, ragazzi, finalmente finalmente la mia velocità. Qui ho il Manitou, il Gator, il Fendt 515, eccolo qua. E basta, insomma, molto semplice. Vedete che mi mancano molte attrezzature, mi mancano preparatori, mi mancano seminatrici, quindi andremo a fare anche acquisti, andremo a fare valutazioni. Insomma, io gioco tranquillo, beato, come se stessi giocando nei miei momenti di relax, nella mia carriera. Insomma, sarà una cosa molto tranquilla. Quindi io la mia carriera, ragazzi, l'ho impostata nella sezione diciamo dell'impostazione di gioco con senza appassimento piante, senza distruzione raccolto, con l'aratura periodica necessaria selezionata e con le erbacce senza calceviva, per non star qui a farsi 150.000 passaggi per far rese dei campi. Devo mettere anche il traffico, quindi mettiamo sì. Bon, perfetto. Io ho già appunto alcuni possedimenti, ho alcuni appezzamenti, come ben vedete ho il campo 10, 17, 18, 19, 20, 21, 12, 11 e 26. In questi due ho
dell'erba e ho anche la crescita delle erbacce che dovrò andare un attimo a sistemare, che lo andremo a sistemare nel video. Poi appunto qui ho le patate, qua ho tutti i terreni da diciamo preparare perché sono già stati trebbiati, ho appunto fatto delle sessioni già di trebbiatura come avete potuto vedere dal zozzamento delle barre della trebbia. Comunque ok, perfetto. Quindi io direi che possiamo iniziare un attimo con la rottura del campo 26. Sì, logicamente ragazzi miei, se ho 8 campi da arare non è che faccio 8 puntate di aratura, ne faccio uno, faccio vedere un po' le prime passate, come lavoro io, come insomma, come gioco io, poi metto l'helper, io andrò a fare dell'altro, sarà una cosa molto variegata. Ok, accendiamo il nostro skills. Perfetto. Lanciamo l'aratro. Dicevo ragazzi, mi è voluto un attimo fare questa nuova tipologia di video che è proprio la prima volta in cui l'affronto. Ho voluto fare un nuovo format perché, punto primo, è una scusa giusto per giocare e rilassarmi un attimo e farvi vedere anche un po' come mi comporto e insomma per vedermi giocare, perché in tutti gli anni di farming, ragazzi, non ho mai portato una serie, non ho mai fatto niente, ho solo fatto presentazioni tecniche, mod, mappe, e adesso è giunto un attimo l'ora e sfrutto questo fantastico 19 per giocare, per farvi vedere un po' come mi comporto nelle mie carriere. Spero appreziate anche come diciamo ho messo in cantiere questo nuovo tra virgolette progetto. Sì, poi la cadenza, ragazzi miei, sarà un po' random, nel senso ora che sono un po' tranquillo, non ho molte cose in farming, molte presentazioni diciamo in programma, posso anche fare 2 episodi la settimana, poi vedete voi, ditemi, buon killer, ci piace, magari non esagerare, farlo una volta, 2 massimo alla settimana, ok? Poi ovviamente vedrò come sono preso anch'io quei tempi, cioè non è che sto tutto il giorno attaccato a farming, questo per dire che la cosa sarà un po' random, ma saranno un po' delle mie giocate così tranquille e beate e basta, molto molto semplice. Ottimo, qui avevo fatto i test del cotone, quindi bisogna andare ad arar giù tutto, visto che sono cresciute anche le erbacce. Qui spieghiamo l'aratro. Io farò come faccio nella realtà, cioè come faccio, come farei nella realtà, come si lavora nella realtà, poi quando metto l'helper mi sfanculerà tutto. Comunque dai, giusto un attimo per farvi vedere, mettiamo un S limiter, dai, 10, 9, dai. A parte che ho anche l'aratro praticamente distrutto, sì, vedete che come avevo preannunciato nell'altro video, io ho il mezzo nuovo e tutto a posto, però l'aratro consumato, vedete che più di 8 all'ora non fa, quindi non raggiunge la velocità, mi sembra faccia i 12 orari questo qui. E appunto l'effetto usura si vede anche nell'attrezzatura, non solo esteticamente. Comunque a me sto farming piace, io ve l'ho già detto, non voglio essere petulante, ma quando smetto di giocare a me viene voglia sempre di andare avanti, di giocare ancora, mi piace, mi piace, mi piace, mi lascia davvero un buon feedback quando gioco, quando smetto, veramente mi piace davvero davvero tanto. Questo peso qua è fantastico, mamma mia.
Ragazzi, ritorneranno logicamente anche le live. Ora io ho già un server e a tal proposito vi dico che in descrizione ai miei video trovate un link convenzionato mio se volete affittare, noleggiare un server. C'è un link in descrizione, andate a cliccare, vedete un po' le offerte che ci sono da Nitrado. Ve lo consiglio vivamente perché per esperienza personale mi sono trovato molto molto bene con loro, quindi se vi va dateci un'occhiata. Sì, qua mi giro sull'erba, visto che tutto l'appezzamento è mio, posso permettermi di farlo. L'aratro è girato, perfetto. Ok, arriviamo fino in fondo, poi posso mettere l'helper. Io vado a fare dell'altro. Ah, non userò GPS, non uso niente, io faccio tutto ad occhio. So che qualcuno si sentirà chiamato in causa con questo commento. Ok, diamo l'helper. Guardate, ho schiacciato per sbaglio, un attimo. Rimettiamolo qua. Ok, bene, vai pure. Perfetto, ritorniamo alla nostra farm, diamo un'occhiata al da farsi. Bene, io ho già seminato appunto questi due campi ad erba per magari un'ipotetica finagione, eccetera, che forse ho intenzione di mettere su i cavalli, ma appunto solo quelli, quindi ho adibito questi due appezzamenti per la questione fieno. E ho anche questione erbacce. Vediamo, facciamo il punto della situazione. Questo qui ha erbacce al 100% ed è pronto per la raccolta, quindi non possiamo più agire alla rimozione. Le erbacce sono queste, rimangono qui e ce le ciucciamo tutte. Quest'altro invece è in fase di crescita e ne sono cresciute un po' nel mezzo, quindi possiamo andare a combatterle. Mi pare, sì, abbiamo visto anche prima nelle nostre patatozze, nel nostro campo qui, che le patate sì, potrebbero servire per i maiali, per il momento, ragazzi, io le tengo per diciamo solamente vendita e basta. Abbiamo sì erbacce 100%, ma possiamo combatterle qui alle patate, quindi ok. Io dovrei vendere il 5,15 perché voglio fare sostituzione mezzi, anche perché l'avete già ben tanto intravisto nei miei video. So che qualcuno mi cazzierà, però dai, giusto per usare anche un po' gli altri veicoli. Quindi saliamo. Qui ho anche già piazzato una piccola officina vicino casa. Che poi magari mi servirà per fare risistemazioni di pneumatici, eccetera, senza andare sempre allo shop. Ok, e là. Vediamo di non far malanni subito. Ok. Sta scendendo una lacrima comunque mentre vado allo shop per venderlo. Dai, magari un domani ci rivedremo, se avrò un po' di cash e nostalgia. Eccoci qua. Bene, vendiamo anche la nostra zavorretta. Andiamo una cosa alla volta senza far patatrac. Perché ragazzi, cioè, i
bug succedono anche a me, tranquilli, che non è che sono l'immortale. Andiamo. Perfetto. Perché le sue battaglie le ha fatte, le ore le ha, neanche l'usura. Bene, vendiamo. Perfetto. Buenos. Ora, vi voglio dire che per il momento, finché non esce CSZ, eccetera, non mi vedrete armeggiare con balle, caricatori, bancali, forche, pallet. Ben sapete che non ho questa gran confidenza, soprattutto con i tool originali, quindi fino a che non ci sarà CSZ, questo settore verrà un po' accantonato, prenderò i bancaletti, verrò a riempire la roba allo shop, onde evitare censure varie. Perfetto. A me serve un piccolo trattorino per la questione del fertilizzante barra diserbo. Quindi 100 cavalli, no, sono un po' pochini. Mi ero orientato nel Valtra, la serie N, quindi andiamo un po' a vederla. Vediamo, le ruote strette, sì, dai, possiamo metterle subito, giusto per sì, ci possono servire anche per le colture e quant'altro, anche se non ho crop d'extraction, ma comunque dai, le mettiamo così per realismo. E configurazione motore, c'è cioè il 134, 154 e 174, sì. Direi che un 150 è più che sufficiente, anche perché avevo intenzione di metterlo su seminatrice da mais. Sì, dai, 150 cavalli sono sufficiente. Boh, perfetto. Come colore, vediamo. Io farei, bah, vediamo come sta il nero. Se no, questo blu, no, anzi, a parte che non è blu, cos'è? Colore navi, sì, blu scuro scuro scuro, blu notte. Verde oliva. Hardy. Sì, dai, questo rosso mi piace. Bene, compriamo. Ok, andiamo nella sezione, ragazzi, della protezione raccolto. Ho scelto di andare direttamente sui liquidi perché così appunto possiamo usare possiamo usare i nostri serbatoi come diserbante, anche fertilizzante, non voglio prendere sarchiatori e quant'altro, quindi andiamo direttamente sul liquido e così siamo a posto per sempre. Prendiamo il tank frontale. E in più appunto il Deltis, 21 metri sufficiente, sì, questo è un 24, è che cioè, appezzamenti ce ne sono anche di abbastanza grandi, quindi beh, questo è un 36. Beh, dai, vediamo, dai, prendiamo il 21 per il momento, ragazzi, poi vedremo se prossimamente ci serve dell'altro, a parte che possiamo fare anche fertilizzazione in semina, quindi beh, dai. Vedremo a strada facendo, per il momento accontentiamoci. Quindi qui abbiamo i nostri tool, dobbiamo prenderci anche i nostri bancaletti di diserbante, di erbicida, ne prendiamo due, uno e due. Ok, quei soldi scendono già. Agganciamo il frontale. Mi raccomando, ragazzi miei, datemi sempre i vostri feedback, ditemi se vi piace, come ho impostato, come faccio, come lavoro, cioè come lavoro, come insomma agisco sulla carriera, come mi sì. Ditemi se vi piace come lavoro, anche in questione di impostazione del video, di tutto quanto. Che vi ripeto, voglio fare una cosa molto scialla, molto tranquilla insieme a voi. Io vi ripeto che sto giocando come se stessi giocando per i fatti miei, tranquillo.
Perfetto. L'abbiamo riempito. Andiamo nei nostri campi d'erba subito, altrimenti se mi cresce dopo li siamo fregati di nuovo. Poi faremo anche sessioni notturna, insomma, ci tengo a essere più variegato possibile, anche perché me lo voglio godere fino in fondo sto farming e non limitarmi sempre a questioni tecniche, perché credetemi che tutto il tempo che ho passato, le ho passato per fare test e quant'altro, voglio godermi un po' il gioco. Ok. Bene, qui abbiamo le nostre erbacce, dispieghiamo, mentre dispieghiamo mettiamoci un bel limite, era 12, dai, sufficiente. Ho scelto un bel colore, veramente bello, mi piace. Bene, qua sono messo giusto? Sì, wow, Ah, ragazzi, ho fatto hardware upgrade. Ho cambiato la scheda video, ho comprato una 1070 Ti, ho venduto la 970 non perché non fosse sufficiente, ma insomma era un attimo ora di aggiornare. Questa qui, la 1070, ha il doppio di memoria, va al doppio e scalda la metà. Come ben sapete, il calore non è buon consigliere, non è il migliore amico dell'elettronica. Guardate, mi è rimasto un pezzettino. Sì, io qua mi giro sull'erba, sul campo, visto che il pezzo è tutto mio, facciamo un po' quello che vogliamo. Qui rimane un pezzo indietro, però vabbè, dai, pazienza. L'helper sta andando? Sì, buon, perfetto. Sarebbe bello che uscisse un messaggio: l'helper sta andando al bar. Un controllo dell'helper come mod. Sarebbe bello anche avere un'implementazione, la possibilità di spegnere un tot di ugelli per, diciamo, non sprecare prodotto. Ok, sono rimaste indietro un po', ma vabbè, dai, pazienza, lasciamo lì, tanto non sono tante. Dobbiamo andare al campo di patate, quindi richiudiamo, facciamo il giro, andiamo di là. Libero. Qua. Bene. Poi, ragazzi, se per esempio qui faccio il caso lampante, devo fertilizzare, devo combattere le erbacce su tutto il campo, non sto qui mezz'ora andare avanti e indietro. Boh. Avvio il lavoro, eccetera, poi taglio e ci vediamo alla fine, cioè, tranquilli che cerco di snellire un po' il tutto, anche per le arature, metti che nel
frattempo che passerà il prossimo episodio, io andrò un po' avanti, manderò un po' avanti i lavori, i cantieri, sì, sarà una cosa molto leggera, tranquilli, cerco di annoiarvi il meno possibile. Ok, andiamo. Tengo la visuale da fuori, ragazzi, altrimenti da dentro faccio veramente degli strafalcioni mostruosi. Allora, vediamo, abbiamo 190.000 euro, dobbiamo ancora affrontare il discorso acquisto seminatrici. Avevo idea di prendere appunto la combinata. Dobbiamo andare, a parte che dopo devo vedere quanta roba ho nei silo, perché appunto nelle sessioni scorse ho fatto trebbiature, eccetera, quindi direi che è anche ora di vendere un po' di roba, poi controlliamo un attimo i prezzi, vediamo insieme cosa possiamo vendere, eccetera. Bene, ragazzi, taglio un attimo, ci vediamo alla fine del campo. Bene, qui abbiamo quasi terminato, le nostre erbacce se ne sono andate del tutto. Sì, qui le patate appunto le terrò solamente per una questione di vendita. Non ho intenzione di piantare maiali e quant'altro al momento. Ok, fermiamo, ripieghiamo la nostra barra. Che sistema di ripiego eccezionale. Ok, riportiamo il Valtra in farm, lo lasciamo lì che ora siamo anche attrezzati per magari far missione di diserbo, eccetera. Poi magari nei momenti un po' di calma andremo a dare un'occhiata alla questione missioni. Buenos, dicevamo, questione vendita colture. Andiamo nella sezione dei prezzi, vediamo un po'. Silo, io ho un bel po' di orzo, colza, anzi, prima di vedere quanta roba ho, vediamo chi e cosa ci paga di più. C'è il mulino della stazione che ci dà ben 2.900 euro ogni 1.000 litri per la soia. Ne abbiamo quasi 60.000, direi che possiamo anche fare un bel carico. Sì, perché ci tiriamo a casa un bel po' di soldi, visto che dobbiamo affrontare qualche spesa di attrezzature. Sì, dai. Boh, allora, il mulino della stazione dovrebbe essere questo qui più sotto. Sì, boh, perfetto. Ok, bene. Dovrei anche sistemare il 6230R perché è proprio finito, ma lo andremo a fare nel prossimo video. Adesso andiamo a prendere il 936.
Non ci scommetto che non ci passo di qua. No, boh, perfetto, va bene. Saliamo da quest'altra parte anche se la porta non c'è. Fatto un lavorone anche col sound qui del 900. Agganciamo il nostro crampe, facciamo un bel pieno. E adesso portiamo a casa un bel po' di big money. Soia, soia, soia. Qua. Ci devo anche stare attento a quanta roba vendere, eccetera, perché comunque di campi seminati non ne ho neanche uno. Quindi raccolti, prima di farne passerò un bel po' di tempo. Quindi dai, approfittiamo per vendere un po' di roba, ci facciamo su un bel po' di soldi. Un attimo che sto pensando al posto che giro fare, perché andare dentro per i punti di scarico con sto rimorchio qua non è per niente semplice. Sì, dai, ok, facciamo quel giro lì. Siamo lampeggianti. Pesicchia sto rimorchio, eh. Metto un limite a 45, dai, sono sufficienti. Attenzione perché qua ragazzi il traffico è un po' selvaggio, macchine eccetera sono veramente pericolosi. Dai, 9,36. L'entrata dovrebbe essere qua a destra, mi pare, sì. Un attimo che vado piano perché non mi ricordo. Entriamo con calma. Punto di scarico dovrebbe essere in fondo di là. Bene, scarichiamo. Oh, guardate il big money. Guardate il big money. Occhio che magari andiamo anche sopra i soldi che avevamo all'inizio. Secondo me ci manca poco. Dai, 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 dai. Quanto avevamo? 3,30. 3,29. 140.000 euro di soia. Non male, non male, non male. Magari fosse così anche nella realtà. Ok, ragazzi, torniamo in farm.
Io taglierei girando qui a destra, ma non è proprio il luogo adatto per girare con un rimorchio del genere, quindi onde evitare castramenti vari, facciamo giro dall'altra parte che abbiamo fatto prima. Ok, siamo sicuri. Vedo comunque nei commenti, ragazzi, che molti di voi devono ancora comprare, stanno aspettando, eccetera, alcuni stanno ancora valutando. Volevo dirvi che comunque guardare un video è un conto, ma provarlo, cioè provare a giocare, metterci mano, giocare, sentire il feed della guida sulle proprie mani è un altro mondo. Penso che molti possano confermare questa cosa. Davvero. Anch'io guardavo tanti video all'inizio, la prima volta che l'ho acceso e ho preso in mano un mezzo, cioè proprio, mamma mia, mamma mia. Sì, poi comunque ragazzi, tra un episodio e l'altro cercherò di avanzare poco nella carriera, tipo se devo andare avanti a arare i campi, aro, però se devo fare un altro lavoro, tipo la semina, eccetera, non lo faccio, aspetto di registrare, aspetto di farlo con voi, di mostrarvi cosa compro, eccetera, quindi tranquilli, che cercherò di tenere comunque sempre un filone nei miei video, come facevo per le live. Ok, tra un po' anche si metterà anche a piovere. Oh, ma che sound ancora che hanno fatto questo 900. Santo Dio, se è uguale, santo Dio, se è uguale. Ok, possiamo spegnere il nostro 9.36. Andiamo a vedere un secondino, ragazzi, l'helper come è messo. C'è ancora lì o se l'è data a gambe. Eccolo. Bene. Boh, perfetto, tu vai pure avanti, tranquillo. Andiamo a vedere. Allora, mi manca da arare questo del mais. Poi questo qua è stato mezzo fatto col preparatore perché avevo fatto i test e qua cosa faccio? Vediamo se potrei cosa potrei fare qua? Devo o mi prendo un preparatore o non lo so, vedremo cosa farò su sto campo qua. Le altre due sono state sistemate dell'erba, vediamo, ma qua è tutto in fase di crescita, erbaccia zero, buon perfetto, qui le erbacce ce le teniamo. E ok, ragazzi miei, io a questo punto mi fermo qui con il primo video, voglio appunto, ripeto, sapere la vostra, ditemi, datemi un feedback e fatemi sapere se vi piace questa nuova tipologia di video, come la strutturo, come la strutturerò, come l'ho strutturata, come la svolgo, insomma, lascio la palla a voi, ditemi un po' cosa ve ne pare e basta. Vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e ci vediamo prestissimo nei prossimi video. Ciao ciao!